tortellini Fritzenwalden? Tutto bene? Sta zitto e siediti. Siediti o le prendi, bello. Va bene, va bene. Beh, alla fine la festa sembra riuscita. Sì, per tutti tranne che per Delfina. Sì, la peggior serata della sua vita. No, della mia vita, perché Faccia non è venuto. Perché vuoi che venga se non ti può neanche vedere? Tesoro, tu mi capisci quando parlo? Io sono qui con i miei amici, guarda che se non ti va di stare qui con me, la casa è grande, eh? Oh, come andiamo? Alla fine si sono fidanzati ugualmente. Già, dopo tanto sforzo. Comunque sono stati gli invitati a sorpresa che hanno animato un po' la festa. Persone un po' brutte ma simpatiche. Cosa ci fate qui? Che cosa ci fa lei qui? Non si è accorto che le persone felici sono fuori? Questo posto è per le persone... Per chi? Vuole che le dica per chi? Sì. Per le persone che hanno il coraggio di ascoltare il proprio cuore, per le persone coraggiose. E lei non ha il passaporto per stare qui, signor Federico. Mi vuoi spiegare che cosa vorresti dire con questo strano discorsetto? Guardate da questa parte... Perché non mi ha sentita? Glielo ripeto? Glielo ripeto. Sì, per favore, ripetilo, ripetilo. A me sembra che questo sia un... Cosa ci fa le persone? Federico, non sai quello che sta succedendo in sala? È tutto fuori controllo. C'è quella titina che legge persino i fondi delle coppe di champagne. Mi sta facendo impazzire. Tutti quegli animali che saltano sui divani. E mamma che balla con quel rozzo. Non ce la faccio più. Scusate, qualcuno ha visto la mia gatta? Penso che sia entrata qui. La gatta? Sì, la gatta. La gatta. Siete tutti qui, che monelli, che monelli. Avete fatto bene perché non si respira in sala con tutta quella gente. Non è quella gente che ti fa mancare l'aria. Ecco la famiglia, qui c'è il fotografo, approfittiamone. Eccoci. Ci facciamo una foto di gruppo? Sì, forza, venite, venite. Che noia. Nai, nai, io non mettere me in foto di famiglia. Ma perché no? Vieni, Greta, vieni qua. No, su, no. Forza, sì, non essere timida. Facciamo una foto. Vieni, da Flo. Questa parte, la famiglia della sposa. Avanti, dall'altra vieni parte, anche no, tu. No, io dai, non faccio parte andiamo, della famiglia. Forza. Mettetevi sotto. Mi permettete di sistemarvi un po', per favore? Sì. Mettete giù, ti ho detto. E i fidanzati, Delfine e Federico al centro, va bene? Sì, va bene. E la mamma della sposa? E sì, la nonna va bene della sposa? Lì. Sì, sì. E dove mi metto? Sì, lei sta bene lì. I più piccoli davanti. Pronti? Più grandi col sorriso? Più grande, ok, cheese. Molto bene, perfetto. Buongiorno famiglia, come state? Bene. Buongiorno. Che occhiaie, non avete chiuso occhio, come vero? Come fai ad avere tanta energia di mattina? Ieri sono stato molto bene, molto Almeno bene. Qualcuno è stato bene. Sì, fino a quando non è venuta Clara, mi ha dato un bacio all'improvviso. Sì, e poi si è portata via Pazza nel piano della festa, assurdo. Ah, oh, certo, quella dispettosa di Clara ha rapito la tua fidanzatina. Sta zitto, stupido, sta zitto. Zitto tu, cretino. Però Martin, così intelligente, è già contagiato dalla malattia del pavone. Quale pavone? Che pavone hai preso? Quella che si prendono tutti gli uomini. Ed è contagiosa, perché dovrebbero esserci dei vaccini o no? No, perché... Probabilmente nessun uomo si salva da questa malattia. Ah. Volevamo rovinare la festa a Delfina, ma alla fine non ha funzionato. E inoltre Faccia non è venuto. Tranquilla, se ti può consolare, credo che nessuno sia stato peggio di me. Sì, Federico, non hai visto la faccia da cane bastonato che aveva? Disgustoso. Ciao, buongiorno. Ciao. Vi siete divertiti ieri, sì, no? Sì, certo. Certo. Come no? Certo. Sì, moltissimo. La mia vita, davvero, veramente. Amalia non poteva alzare, troppo stanca per pulire stanza dopo festicciolo. Sì, ha lasciato noi due da sole a pulire tutto. Che fastidio. Sì, sì. Buongiorno a tutti, signori. Buongiorno. Buongiorno. Mi scusi, signor Federico, ma vorrei chiedere il suo permesso per poter andare a Sant'Antonio da Padova. Per evitare di pulire casa a Fritzenwalden? Nein. Purtroppo mio fratello è malato e non c'è nessuno che si occupi di lui e quindi tocca a me. Mi permette di andare? Sì, certamente, Antonio, vai tranquillo. Se hai bisogno di qualcosa... Grazie mille. Ciao. Buona fortuna. Bene, ragazzi, ciao. Mi dispiace di una cosa. Che per qualche giorno dovrete mangiare le porcherie che cucinerà Greta. Perciò molta frutta, ragazzi. Per favore, non essere maleducato con tua sostituta. E molta fortuna per fratello. Grazie mille. Statevi bene. Ciao, ciao. Ciao. Buona fortuna. Ciao, ciao. Buona fortuna. Federica, dopo che portare colazione alle streghe, io... Come hai detto? Scusare, Florenzia, dopo di dare colazione a Froi Malamala e Fräulein Delfina e Sofia, tu poter aiutare me in cucina? Sì, però oggi è il mio giorno libero e me lo prendo anche se le mucche urlano. No! Delfina! Ah, è lei, passami toast. Ma
Come hai fatto a non dirmi che ho il viso in questo stato, stupida? Non mi vedi? Non me ne sono accorta. Non te ne sei accorta, idiota. Io ti ammazzo. No, non me ne sono accorta. Cosa succede? Cosa succede? Guarda in che stato il viso. Ecco quello che succede. Delfina, credevo fosse qualcosa di grave. È una cosa grave. È gravissima. Con la casa piena di gente e il viso tutta rossa. E nessuno mi ha avvisata. Nessuno mi ha avvisata. Ascoltami un momento, ascoltami. Prendi delle pasticche e tranquillizzati un po'. Non è possibile che ci siano sempre dei problemi a dovuta. Mi piacerebbe vederti almeno una volta contenta per qualcosa. Come può pretendere che io sia contenta se questa casa è un vero inferno? Su, dai, non dire così. Non esagerare, piccola mia. No. No? No. No. Non hai visto tutti quei ronzi che si pulivano la bocca con la tovaglia? Che saltavano sui divani sporcando tutto quanto? Non è troppo? E questo qua che non ha fatto niente per fermarli? Su, basta, dai, dai, calmati un po' adesso, amore mio. Calmati tu, che sei la peggiore. Sembravi una gatta in calore mentre ballavi con quel ronzo del Abbassa tuo amico. Abbassa la voce, vita mia, che è a fianco la nonnina. E con questo, anche a me ha fatto schifo il tuo spettacolo di ieri sera. E a me veniva voglia di vomitare. E a me non importa niente, non vi permetti in alcun modo di intromettermi nella mia vita. Bene, ma ora basta. Sono io quella che ha dei problemi qui. Mamma. Che c'è? Federico non mi ama. So che è innamorato di quello. No, 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 vita mia, no, 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 no. Tu sposati con lui e dopo lui si innamorerà di te. Scusatemi, fatemi capire. E quella è Florencia? Federico, aspetta, non ce la faccio più, amico. Aspetta un momento. Scusami, sto chiamando sentito, dalle scusami. Scale. Va bene, ma c'è qualcosa che non va. Certo che qualcosa non va. Delfina sembra impazzita. È un'isterica, non fa altro che urlare. Non so cosa le prende. Io prima l'avrei così ammazzata, guarda. Non ci posso credere, state già litigando. Neanche io ci posso credere. Non è possibile, non ci posso credere, ma è così, è... Guarda com'è cresciuto quest'albero. Come? Florencia veniva qui quando era solo una piantina insignificante. Guarda com'è diventato ora. Com'è possibile? Ah, certo, magari saranno i suoi poteri. Certo, sarà così. Amico, tu devi prenderti un periodo di vacanza. Sì, sto male. Sì, ti vedo alterato. L'altro giorno te la sei presa con me per il fatto della macchina. Ma scusami, io non ci trovo niente. Ma l'episodio della macchina è una cosa diversa. Io avevo avuto l'impressione che tu mi stessi mentendo, Mattias. Scusami, però... Tu lo capisci che sei l'unica persona della quale mi posso fidare. Non ho nessun altro. Sì, lo capisco, e puoi continuare ad avere fiducia in me. Non hai motivo per non fidarti. Scusami. Vuoi che facciamo un salto al club? No, no, resto con Delfina, voglio capire cosa le passa per la testa, cosa c'è che non va. Senti, qualsiasi cosa succeda, chiamami al cellulare. Sì. Tu dove vai? Vado dalla mia ragazza. Ci vediamo. Forza, dai, raccontatemi com'è andata. Bene. Orribile. Andate sempre così d'accordo, voi due. Piuttosto... Com'era la festa? Io sono stata benissimo. Ma per me è stata una noia. Come venire qui e non fare le prove? Perché non ci diamo una mossa? Perché manca la metà del gruppo. Aspettiamo ancora un po'. Che sono stufa di aspettare che Flora e i fratellini Fritzer si decidano a venire. Basta. Vieni al club a fare due tiri, Nico. Dai, no, vieni. Le prove, i ragazzi dai. Mi uccidono se non ci vado. E lì dove stai andando c'è anche Clara, vero? Suppongo di sì, perché me lo chiedi? Perché io vengo con te, se c'è Clara ci sarà anche Pace. No, no, bello, io non ti porto con me, si sta facendo tardi ed è pericoloso, vai a giocare con le Sono ragazze, Sono stufo vai. Di essere trattato come un bambino tonto, io vengo con te che ti piaccia oppure no. Tu fai quello che devi fare e io quello che devo fare io, stupido. E che gli prende adesso? Vuoi sapere che cos'ha? Sì. Sta crescendo, ecco cos'ha, e gli piace la sorella di Clara. Cosa? Sì. Ah, è proprio ora che Clara vorrebbe uccidermi, lui? Pensa di mettersi con la sorellina? Sì, così saremo i tre Fritz e Walden più odiati da tutti. Niente male. Sì, sì, bello. Basta, basta parlare di Franco, scordatelo, levatelo dalla testa, non deve Ma esistere per te. Ma non si tratta solo di Franco, c'è anche Nico e tutti e due mi rendono nervosa, mi fanno morire. Clara, ti piacciono tutti e due? Sì, è così, ti piacciono entrambi. Tu sei innamorata dell'aspetto di Franco e della personalità di Nico, deve essere così. No, no, innamorata no, non sono innamorata. Però... Dimmi, non sarebbe bello se il meglio di entrambi fosse in uno dei due? Sì, ma non è così, Clara. Diventerai matta. Ora basta. Zitta, zitta. Arriva Nico. Sta arrivando. Finalmente. Maya e Flor dove sono? Arrivano. Questione di poco. Io voglio parlare con te, Clara. Ci vediamo dentro, ragazzi. Senti, Nico, guarda che se vuoi parlare con me è meglio che mi mandi una bella mail. No, no, Clara, no. Io voglio che mi spieghi perché hai baciato Franco ieri sera. Perché? E a te che cosa importa? Mi importa. Perché Franco non c'entra niente. E poi cosa pensi? Di passare la vita vendicandoti di noi? Piano, 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 piano. Ecco. Flor,
Stiamo bene, vero Maya? Sì, stiamo benissimo, meglio che mai. Allora, ci siete tutti? No, manca Bata. Ah, va bene, intanto andiamo. Io andiamo. Ho voglia di ballare. Anch'io. Tua madre dove ha conosciuto quel cacio? Ti ho già detto che forse è un cliente del suo salone. Ma io non so non altro. Ha la faccia da cliente, ha la faccia da gigolo. Io credo che mia madre lo stia pagando per uscire con lei. Tu che dici? Bata, dai, sbrigati. Arrivo, scusa, devo andare.